Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Siamo all'inizio del terzo atto, controlliamo Magdalena ora, che viene chiamata Mags da suo fratello, credo che era Horst, e non vi dirò perché controlliamo lei. Se non lo sapete, andate a vedervi l'episodio precedente dove abbiamo completato l'atto 2, che è qualcosa di clamoroso, non mi aspettavo minimamente succedessero certe cose. Recuperatelo e nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video a tutte le persone che potrebbero essere interessate in un videogioco un po' sui generis, molto particolare come Pentiment. Detto ciò, quindi diamo un'occhiata in giro. Salve Sazia, il santuario di Santa Sazia. I cittadini amano lasciarle delle offerte, specialmente Marta. Ok. Ogni anno Agnes viene qui a raccogliere la camomilla con cui prepara i suoi rimedi per l'anno seguente. Ok, sta per arrivare l'autunno, come vedete, appunto dall'albero che sta perdendo le foglie. Andiamo nella foresta e andiamo a dare un'occhiata alla cascata. Vediamo un po' se c'è qualcosa di particolare qui. Possiamo interagire solo da qui? La cascata è sempre meravigliosa. Lei ovviamente dice pensa a cose diverse rispetto ad Andreas. Le vecchie miniere di sale. Sono secoli che non si estrae più nulla, Tassing. E di qui non c'è niente. Ok. Bello come ad ogni inizio di un nuovo atto ti facciano venire la voglia di riesplorare la stessa mappa, perché alla fine è la stessa mappa questa. Ma ti facciano proprio venire voglia di riesplorarla, perché possono sempre dire cose diverse. Non riesco a credere a quanto velocemente le foglie siano ingiallite quest'anno. L'inverno sta arrivando molto più velocemente del solito. È bello vedere un po' di verde in questo periodo dell'anno. Il marrubio è una delle poche piante che cresce tutto l'anno qui. Andiamo alla casa dell'ercio. Oh, è tornato Vaxlav! Attenzione! È bello vedere. Ok, verde. Salve Lercio, salve Magdalena, salve Vaxlav, salve Magdalene. Non so se pronunciare Magdalene o Magdalene o Magdalena. Oh, andiamo nella chiesa e casa dei Drucker. Vediamo un po', che potremmo andare nei pascoli. Là vediamo delle donne affaccendate nei pascoli, andiamo a vedere cosa stanno facendo. Questa è la locanda della Manodoro, vero? Sì, dove alloggiavamo con Andreas. Adoro ammirare le violette in fiore ogni anno. Si intonano al viola delle montagne. Questa vecchia statua di San Maurizio ha visto giorni migliori. Potremmo andare al mulino, sì. Oppure vediamo un po' cosa c'è qui. Sento il profumo dell'anice nella brezza. Mi ricorda la mia infanzia. Lei dovrebbe essere la figlia dello stampatore, in teoria, no? O ricordo male. Ecco il mulino che era bruciato. L'hanno riparato? Accarezziamo Sube. Shube. O Siube, non so come pronunciare questo nome. Ma come accarezza lei? Fiera proprio. E parliamo con Andreas. Ciao. Oh, lui si chiama Andreas, giustamente. Buongiorno, maestro Müller. Cosa fai di bello oggi? Disegno. Qualcosa di interessante? No, è un segreto. Oh, d'accordo. Allora ti lascio continuare. Ok, chi è che ha chiamato suo figlio Andreas? Perché la figlia che era appena nata era una bambina, nella fine dell'atto 2. Casa dei Müller? Vabbè, giustamente. Anna, Ulrike, Else, ok. Questa è la moglie del mugnaio che era morto alla fine dell'atto 2. Ciao Magdalene. Ok, non mi parla. Anna, neanche. Ulrike? Sì. Magalin! Ciao, Ulrike. Ciao! Che fai di bello? Hanno dato i nomi dei due morti, innocenti, diciamo, ai due bambini, Andreas e Ulrike. Guardo. Molto bene, ti lascio al tuo lavoro. Lavoro! Proprio come la mamma. Adesso andrò a lavorare. Ma come un po' di sfruttamento minorile qua, eh? Comunque, proseguiamo, andiamo alla casa dei Drucker.
Allora, Nostra Signora del Labirinto, entriamo in questa chiesa. Ci sarà ancora l'Anacoreta? Chi lo sa? Maria, Madre di Dio. Da quel che ricordo, il suo ripinto è sempre stato qui. E non c'è niente da questa parte. Ok. Chissà che fine hanno fatto tutti. Sono passati tanti anni, eh? Oddio. Se hanno dato i nomi dei morti a quei bambini, boh, bisogna capire quanti anni sono passati. Entriamo nella casa dei Drucker. Ah, posso dormire. Quindi siamo figli dei Drucker noi? Siamo la figlia dei Drucker? Piano superiore della casa dei Drucker. Qui non possiamo fare nulla. Usciamo. Magari abbiamo il diario. Abbiamo ancora il diario. Da ora o Baora? Da ora, credo. No, Baora. Oz ha detto che papà mi stava cercando. Devo prendere i bozzetti del murale dal laboratorio di casa e portarli alla Rathaus. Dovrebbero essere sul banco di lavoro, vicino alla macchina da stampa. Ok. E giustamente lei immagino abbia. Non abbia gli appunti che aveva Andreas, vero? Infatti, conosciamo solo Marta, sorella minore del defunto Anton, figlia di Carl e Elena. Carl e Elena, ok. Defunto Anton, quindi anche Anton ci ha lasciati. Qui, vabbè, il glossario continua ad espandersi, ma questo non è un problema. Andiamo a togliere un po' di asterischi. Guarda qua, quanti asterischi. Non mi interessa particolarmente leggere tutto quello che c'è qui, perché sono più che altro note sulle città, sulle ore. Non mi interessa particolarmente, sinceramente, sui santi. Ok. Tiriamo via tutti questi asterischi, eh. Alberto Magno, qui sgrana, vedete. Ok, andiamo sul diario, l'abbiamo già visto. Ed ora, eccoci qua, Magdalene Drucker Tassing. Magdalene ha una mente empirica. Ha letto molto sulla natura delle piante e degli animali. Oddio! Perché noi le abbiamo dato il libro sulla natura delle piante e degli animali. Vi ricordate il libro scritto da Carlo Magno, se non sbaglio, o Alessandro Magno? Quindi in base al libro che noi scegliamo di prendere e dare alla bambina, poi ci cambia la caratterizzazione di quella che. No, è fantastico, di quella che controlliamo nel terzo atto. Possiede un'acuta capacità di pensiero e di elaborazione delle informazioni ricevute e delle loro implicazioni. Quindi l'abbiamo praticamente costruita sull'aspetto logico. Poi che altri libri potevamo dare? Potevamo darle un libro sull'amore, sicuro. E gli altri non me li ricordo. No, beh, fantastica sta cosa, ragazzi, fantastica. Andiamo al villaggio prima, non dovrebbe essere lì la nostra casa. O forse sì, questa? Casa del Kreutzer, no. Artemis, ciao Magdalene. Andiamo a parlare con qualcun altro, Ursula e Fabian. Non parlano loro, peccato. Oh, Voislav? Sì, è Voislav. Voislav e Matilda. Ma non mi parlano. Marta? No, volevo parlare al signore di sopra. Endris. Niente, Endris comunque è una roccia, eh. Era lì dall'inizio e ci è rimasto. Resi. Ok, prima di andare al centro città, facciamoci un giro alla fattoria dei Gärtner e alla fattoria dei Bauer. Possiamo entrare, vediamo come stanno loro. Questa è Eva, no, Veronica. Salve, Magdalene. Ok. Clara. Sono invecchiate, giustamente. Possiamo anche salire qui, nella vecchia camera di Andreas. Chissà se tornerà anche Caspar. Dai, sicuro tornerà Caspar. Oddio, vecchio Peter è ancora in piedi. What?
Fantastico, vecchio Peter non lo uccide nessuno. Hans, possiamo parlare con Hans? Salve, Magdalene. Ciao, Hans. Avevi bisogno di qualcosa? Kraft non ti avrà mica importunata di nuovo? O si è ficcato in qualche altro guaio? No, si è comportato bene, più o meno. Bene, quel ragazzo è una spina nel fianco. È pigro, arrogante, non si preoccupa della famiglia. Un giorno disonorerà il nome dei Bauer. Di solito evita di ficcare il naso negli affari altrui. Ma Martin. Comunque, non volevo lamentarmi. A presto, Magdalene. A presto. Ok, c'è qualcosa a che fare con Martin e questo Crafts, mi sembra si abbia chiamato. Eddie, va bene. Jutta. Alcuni di questi personaggi, sincero, non me li ricordo. Non so se siano nuovi. Qui c'era la casa della vecchia Ottilia. Però non possiamo entrare, ovviamente. Tra l'altro so che c'è l'opzione anche per fare tenere la casa ad Ottilia. Ecco Martin. Però non ci parla. Brigitta, la moglie di Martin. Nemmeno lei ci parla. Non possiamo entrare nella casa dei Bauer. Torniamo allora al villaggio. Ecco qua, e andiamo nel centro città. Ah, non possiamo andare nel centro città da qui? Ah, devo prima andare nella casa dei Drucker, magari, per il centro città. La casa dei Drucker. E da qui, centro città. Andiamo a dare un'occhiata. Oh, cutscene. Ci si rivede, Max? Ma ci sei o ci fai? Ti ho appena detto di non chiamarmi così. E cosa ci fate tutti qua fuori? Non avete di meglio da fare? Sono forse affari tuoi? Io no, ho già finito il mio lavoro, Mugs. Eccolo qua, Kraft, quello che crea problemi. Apollo? Che ti importa? Non che tu abbia chissà quale lavoro importante da fare. Ah, ora possiamo dire che lavoro facciamo noi. O meglio, che abilità abbiamo. Stagnino, Magdalena utilizza la macchina da stampa e i caratteri tipografici e si occupa della loro manutenzione. Inoltre collabora occasionalmente con Baltas. Ah, quindi Baltas è rimasto qui. Ok. Economia domestica. Magdalene è in grado di occuparsi di qualsiasi aspetto pratico relativo alla casa o agli animali. Contabile. Magdalene è abile nel fare quadrare i conti e in generale nel creare resoconti di dati e informazioni. Mi domando se questi. Perché questi mi sembrano strani. Cioè, mi sembrano molto simili al tratto che abbiamo già. Ovvero del libro appunto che ci ha insegnato la logica, ci ha insegnato comunque ad avere una mente diciamo scientifica. Mi domando se magari con un altro libro qui avremmo potuto scegliere poi tratti diversi, oltre a questi. Stagnino, sinceramente, non so, farei contabile. Io mando avanti l'attività di mio padre mantenendo la redditizia. Gestisco tutti i nostri ordini e mi assicuro che le consegne arrivino puntuali. Mi sembra un pochino più importante che starsene a bighellonare per il villaggio in pieno giorno. Deve essere bello avere dei soldi. Non c'è bisogno che te ne vanti. E comunque, non mi sembra un lavoro adatto a una donna, se me lo chiedi. Nessuno te l'ha chiesto. Infatti ho previsto la risposta. Calmati, Max, o ti farai una cattiva reputazione? Troppo tardi. Ha già una cattiva reputazione. Ora possiamo scegliere la reputazione che abbiamo. Dialettica. Magdalene sa come punzecchiare, contraddire e far abbassare la cresta ai suoi interlocutori. Civetta, a Magdalene piace civettare e divertirsi a stuzzicare le persone. Affarista, Magdalene è abile nella contrattazione, che si tratti di denaro o di altre questioni commerciali. Ficcanaso, Magdalene è incline a muoversi in modo furtivo, a origliare e a spettegolare. Io farei dialettica. Facciamo una donna bella cazzuta, eh? Questa tiene i conti, ha una mente scientifica e figa sa pure parlare. Top. Io almeno ce l'ho, una reputazione. Se voi moriste oggi, i vostri epitaffi reciterebbero tre coglioni che passavano le loro mattine a molestare le ragazze al villaggio. Mica zittito proprio. Sempre ammesso che vi facciano una tomba. Più probabilmente getterebbero i vostri inutili cadaveri su un mucchio di concime sperando in una resa migliore. A questo verrà ricordato pure. Mazza, Gesù Cristo. Va bene, abbiamo capito. Basta così.
Hai preso quelle cose che voleva tuo padre? Ah, giusto. No, non ancora. Spero di poterle consegnare alla svelta e dedicarmi alla mia lettura quotidiana. Lettura? Quale libro è così importante da avere fretta di tornare ad aprirlo? Attenzione, altro tratto. Magdalene non sa parlare lingue straniere a parte l'italiano, ma sa leggere un po' tutte. Questo è molto, molto, molto utile, abbiamo visto in questo gioco, poter leggere le altre lingue, perché un sacco di bigliettini e cose importanti sono scritte in lingue che noi non conoscevamo. Borg's Booker. Magdalene ha familiarità con i libri più popolari e diffusi dell'epoca, tra cui raccolte di curiosità varie, almanacchi, testi di saggezza popolare e storie scatologiche. Questo può tornare utile. Magdalene ha letto un vasto assortimento di libri contemporanei sulla riforma e la controriforma. Ok, qui se vogliamo ancora vertere sulla trama di Martin Lutero, sulla trama religiosa. Io farei poliglotta. Don Florisello di Nichea. Don cosa? Florisello. È un romanzo cavalleresco scritto in castigliano, una lingua davvero affascinante. E chi la parla? La gente della Castiglia. Mai sentita nominare. Già, sembra un nome inventato. A te piace leggere tutti quei libri su alberi, uccelli e roba simile, giusto? Sì, alberi, uccelli e roba simile, giusto? Le persone hanno finalmente iniziato a descrivere ciò che vedono in natura invece di copiare quello che qualche intellettuale greco immaginava secoli fa. Hai qualche libro sulle rane? Cosa? Non importa. Aspetta. Oz, non dovresti essere anche tu alla Rathaus? Sei nel consiglio. Sì, ma è inutile andarci senza i bozzetti di tuo padre. Corri a prenderli. Ci vediamo lì. Ok, possiamo parlare loro? No. Casa degli Steinauer. Qui abbiamo un altro fiore. Sento il profumo dell'anice nella brezza, mi ricorda la mia infanzia. Papà mi comprava sempre dolcetti all'anice di Gret per alleviare il mal di stomaco quando ero malata. Il forno degli Albani, infatti. Qui c'è dentro Gret? Eccola. Ah, non mi parla, peccato. No, io adoro questo gioco, ragazzi. Bellissimo. Allora, prima di andare alla zona nord, dobbiamo prendere i bozzetti. Quindi entriamo nella casa degli Steinauer e parliamo con Agnes. Niente da fare. No, non volevo uscire. Volevo continuare a vedere da questa parte se c'era qualcun altro. No, nemmeno. Ok. Sembra esserci molta meno gente in città rispetto al solito. Che siano quasi tutti morti o andati via. Triste, sarebbe triste. Allora, qui dovrebbe esserci ecco, infatti, i bozzetti. I bozzetti dell'affresco della Rathaus. Penso che siano questi che vuole mio padre. Penso di aver preso tutti i bozzetti. E questo cos'è? Farà parte dei bozzetti. Non dirmi che hai trovato un altro biglietto. No. Devi fermarti. Questa non è la calligrafia di papà. In effetti riesco a leggerla abbastanza bene. Che strano colore, non mi sembra che abbiamo un inchiostro simile qui. Qualcuno lo ha lasciato qui? Chi ci ha fatto visita di recente? Vabbè, nel dubbio porterò con me anche questo, non si sa mai. Bene, sarà meglio che li porti alla Rathaus. Sì, ma chi è che può essere vissuto così tanto? Cioè, in tutti questi anni ancora. A parte che forse non eravamo andati su? O sì. Casa dei Drucker? Qui mi sembra che non c'eravamo stati. E noi non possiamo dormire qui. Ah, quindi noi possiamo dormire dall'altra parte, immagino, perché siamo già sposati, magari. Siamo già sposati e stiamo già vivendo in un'altra casa. Ok, a questo punto andiamo nel centro città e andiamo nella zona nord. Città, zona nord, vai. Oh, salve, Carl. Ecco la Rathaus. Casa degli Stolz, entriamo. È la casa del medico questa, eh? Il medico però non sembra esserci. Per me è alla Rathaus. Casa degli Isenkopf. Grazin. Confusione. Non capisco come faccia Baltas a lavorare in questo disordine. Qui magari se avessimo scelto che siamo la sua assistente avrebbe detto un'altra cosa.
Salve Baltasar. Magdalena, Magdalena. Sì? La cannella che ho aggiunto alla birra è perfetta. Stai producendo della birra? Ebbene sì. È per i festeggiamenti di Natale. Ah, direi che non ti resta molto tempo. Giusto. La ruota del tempo non si ferma per nessuno. Ma verrà una meraviglia. Cannella, caffè dell'Etiopia, cacao del Nuovo Mondo. Gesù Cristo. Achil. Akla. Acha. Danaru fece tutto. Chi ha i soldi può fare tutto. Ah, ecco. Qualche problema? Certo che no, sono soldi tuoi. Comunque, sono davvero elettrizzato dall'idea. Si vede? Di norma l'alchimia non è il mio forte. E malgrado tutte le lamentele di Ignazio sul costo, la sega che usiamo come base è gratuita. Visti gli altri ingredienti, dubito che faccia una grande differenza sul costo finale. Esatto, almeno da queste parti non sono l'unico a preoccuparsi dei costi. O non ho i soldi a sufficienza per coprire tutte le spese 10 volte? Certo, ma... E allora non voglio sentire un'altra parola a riguardo. I contadini hanno raccolto talmente tanta segale quest'anno da non riuscire a usarla tutta. Gret ci ha fatto tutto il pane che poteva, ma gliene avanzava tantissima da buttare. Dunque, perché non farci della birra? Già, perché no? Grazie. Ok, lui si sta dedicando alla birra invece, interessante. A questo punto penso di aver esplorato tutto. Possiamo andare, a parte l'abbazia, però per quello ci sarà tempo sicuramente più avanti. Andiamo alla Rathaus. Non capisco perché stiamo ancora discutendo a questo proposito. Questo affresco dovrebbe rappresentare la verità, quella che noi sappiamo essere la verità. Temo che non sia così semplice, Klaus, e guardate caso, Thomas c'è ancora. Avete paura di far arrabbiare il nostro signore, padre Thomas? Penso che padre Thomas intenda dire che non è facile accordarsi su quale sia la verità. Non so, sono stanco di discutere. Voglio solo che il murale sia bello e raffiguri quello che è successo. Magdalene, grazie per averle portate qui. Forse le immagini riusciranno dove le parole hanno fallito. Non ne posso più di discutere con loro. Ci vediamo a casa per cena. Mentre lui si è incazzato e ha detto: no, Maria, io esco. Anzi, no, Thomas, io esco. Va bene così, Magdalene. Non c'è bisogno di vedere i disegni. Non è che non capiamo cosa vostro padre sta cercando di fare. Non mi ero reso conto che lo avessimo agitato così tanto. Sembra che le cose siano peggiorate dopo che sono andato via. Beh, ne stiamo discutendo da quasi 2 ore. E non è servito a niente. Klaus non ha cambiato idea. Che senso ha parlare se non riusciamo a fare progressi? Magdalena, potresti parlare con vostro padre e aiutarlo a vedere le cose dal nostro punto di vista? Padre Thomas, non so nemmeno di cosa state discutendo. Qual è il vostro punto di vista? Klaus ha opinioni forti, molto forti, su come la storia di Tassing e dell'abbazia di Kersau dovrebbe essere raffigurata. E quei ritratti potrebbero turbare alcuni nostri vicini. La vera preoccupazione non è forse che il signore si arrabbi? In realtà, non sono forse tutti preoccupati che un giorno venga qui e veda la rivolta commemorata sul muro? Continuate a dire che siamo tutti contrari. Io non penso di essere contrario, non del tutto. Beh, tu cosa ne pensi, Jorg? So di non essere l'uomo più intelligente in questa stanza, ma so cosa è successo a mio padre. So cosa ha fatto. Non mi sembra giusto ignorare quello che gli è successo. Quello che è successo a Otto. Sentite, voi conoscevate tutti mio padre. Io non ne ho mai avuto la possibilità. Non voglio far arrabbiare la gente di questa città. Non voglio far arrabbiare il nostro signore. Nessuno di noi lo vuole. Ma forse c'è un modo per raccontare questa storia in modo veritiero senza infastidire nessuno. Quindi è tutto molto complicato. Capite, Magdalene? Certo, di convincerlo a raffigurare la nostra storia in un modo un po' meno... Anzi, cercate di convincerlo a raffigurare la nostra storia in modo un po' meno provocatorio. Allora, mio padre è stato profondamente toccato dalla rivolta. Non sarà facile convincerlo di nulla. Non mi sembra così complicato come pensate voi. Quindi volete che io lo convinca a fare quello che dite voi? Ma funzionerà sicuramente.
e pensare che il consiglio dovrebbe rappresentare meglio di Tassin. Brava, fatti sentire. Magdalene, un linguaggio simile è del tutto ingiustificato. Dobbiamo trovare un accordo o annullare completamente il progetto dell'affresco. Vuole dipingere questo affresco da anni. Non potete dirgli di no all'improvviso. Allora aiutaci, Magdalena. Tuo padre ti darà ascolto. Va bene, non prometto nulla però. È già abbastanza difficile da convincere. Ora torno a casa. Ho già sprecato troppo tempo nella mia giornata con questo pasticcio. Ah, cambiato pure l'orologio. Ma quanti anni sono passati? Magdalene? Grazie per aver portato i disegni alla Rathaus. Mi dispiace che sia stata una perdita di tempo. Quegli uomini non sanno cosa vogliono. Quando spiego loro cosa sto cercando di fare, si spaventano. Poi parlano, parlano e parlano. Parlano tutto il giorno e non ci avviciniamo mai a una decisione. Sono stufo, stufo di tutta la faccenda. Non puoi iniziare a lavorarci, basta? Se non gli piacerà, se ne faranno una ragione, infatti. Potrei farlo, ma il primo pagamento richiede l'approvazione del consiglio. Maledizione, i soldi neanche mi interessano. Forse hai ragione. Che vadano al diavolo. Non mi ero resa conto che fossi tanto arrabbiato. Sentiamo tutte queste storie su com'era questo posto, come è nato. E sembra che la storia sia qualcosa che è successo prima, ad altre persone. Ma 18 anni fa, ok, sono passati 18 anni. L'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, io e te, e tutti quanti a Tassing. Tutti vogliono dimenticare, fingere che non sia accaduto nulla. Ma tu no? No, io no. Tanti anni fa non ho fatto nulla. Ero preoccupato per te, preoccupato per Benjamin, Raquel ed Esther. Avevo tanta paura di perderti, non sarei stato in grado di sopportarlo. Alla fine sono morte comunque così tante persone: Peter e Ulrich e Andreas e tutti gli altri. E noi siamo sopravvissuti. Papà, tutti dicono che non avrebbe fatto alcuna differenza. Se tu e gli altri aveste combattuto, sareste morti. Sarei morta anche io. Forse avrei potuto impedirgli di andare al mulino. O forse avremmo potuto impedire ai contadini di dargli fuoco. Ma non lo sapremo mai. Non puoi cambiare il passato, papà. Lo so, il minimo che posso fare è assicurarmi che non venga dimenticato. Qui è accaduto qualcosa e noi ne abbiamo fatto parte. Devo aiutare la gente a ricordare. Se non lo faccio io, chi lo farà? Hai ragione, papà. Vorrei che gli uomini in quella Rathaus mi vedessero come mi vedi tu. Li convincerai. Lo spero. Tutte queste discussioni mi hanno sfinito. Vado a letto presto. Va bene, io rimarrò alzato un altro po' a scrivere una lettera a Esther. Bene, salutamela per favore. E anche i suoi genitori. Lo so, papà. Buonanotte, Magdalene. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Tutto questo avanti e indietro ha stancato anche me. Mi farà bene sedermi alla scrivania e scrivere un po'. Ok, torna a casa. Però questa tecnicamente non è. No, sì, è la nostra casa. Ah, ok, il letto era qui. Ricordavo male. Semplicemente il letto qui sotto. Va bene. Scrivi a Esther. Bene, da dove comincio? Ah, dovrei scrivere a Esther. Dobbiamo magari anche scegliere cosa scrivere, eh? Non credo. Carissima Esther. Oh, sì, bene. Spero che tu stia bene. L'autunno ci ha infine raggiunti qui a Tassing. Spero che tu e la tua famiglia stiate bene. Papà manda i suoi saluti ai tuoi genitori, come sempre. Ho passato gli ultimi giorni a raccogliere galle di quercia con Suor Gertrude. Immagino che tu non possa farlo a Praga. Suor Gertrude mi ha insegnato a macinarle per ricavare un inchiostro incredibilmente scorrevole. Richiede molto impegno, ma non troverai un inchiostro migliore in Baviera. Te ne spedirò una bottiglia insieme a questa lettera. Oh, non te l'ho detto? Papà ha iniziato un nuovo progetto. Sta dipingendo un murale della storia di Tassing nella nostra nuova Rathaus per commemorare la rivolta. Questa faccenda mi ha spinta a riflettere sulla storia della mia famiglia, passata, presente e futura. Non credo di voler rimanere a Tassing per sempre. È un posto pittoresco in cui crescere, ma ormai ho 20 anni.
La tipografia appartiene alla nostra famiglia da anni. Non vedo l'ora di prenderla in gestione. Cosa facciamo? Lo facciamo andare via? A me lei non sembra particolarmente felice comunque qui. Cioè, passa il tempo con una suora, i ragazzi dicono che ha una pessima reputazione nel villaggio. Non mi sembra particolarmente felice. Facciamolo andare via. Papà dice che dovrei prendere in gestione il negozio, ma io voglio ottenere di più dalla vita. Non voglio limitarmi a gestire la tipografia di una cittadina sperduta delle Alpi. Se sposassi un maestro stampatore, potrei entrare a far parte della Gilda dei Tipografi. Potrei inviare a papà parte dei guadagni e farmi un nome in qualche città. E sì, prima che spezzi la punta della penna, prometto che verrò a trovarti a Praga. Cercherò di trovare il tempo per farti visita prima che arrivi l'inverno. La vita è stata frenetica qui. Ultimamente, papà è impegnato con il murale della Rathaus, perciò ho assunto io la gestione del laboratorio. Sono sicuro che sarà uno spettacolo, una volta terminato, sì, sicura, tecnicamente. Rispondimi presto. Con tutto l'affetto, Magda. Ok, è tardi, andiamo a dormire. Si sta facendo tardi, sarà meglio riposare un po'. Vai a dormire. Per adesso non sappiamo ancora troppo, appunto, del resto della città, quindi è inutile andare in giro in continuazione a cercare o a setacciare ogni singolo angolo. Facciamo andare un attimo avanti la storia di questo terzo atto e vediamo come si dipana. Qui l'omicidio che potrebbe esserci in questo atto, se ci sarà un omicidio, potrebbe essere quello di suo padre. Cioè, potrebbe suo padre morire, essere la vittima. Papà! Aspetta, sto arrivando. Oddio, non è che accade proprio ora? Oddio! Previsto proprio appena prima! Papà! Magdalene. Cosa è successo? Stai bene? Stai sanguinando! Qualcuno si è introdotto in casa. Mi ha colpito alla testa. Proprio come il barone, la prima vittima. Vado a chiamare il dottor Stolz. Cerca di non muoverti, papà. Magdalene, è pericoloso. Chiunque mi abbia aggredito. Questa ferita è troppo profonda, non posso occuparmene da sola. Dobbiamo chiedere aiuto al dottor Stolz. Io non ho la forza per trascinarti attraverso la città, papà. Non ci metterò molto, lo giuro. Ti prego, cerca di resistere. Magdalena, stai attenta. Va bene, tornerò subito, te lo prometto. Anche qui i ragazzi di trama ci dicono vai dritta dal dottor Stolz. Ok, non perdere tempo in giro a accarezzare i gatti, vai. Vai dritta. Quindi noi andremo dritti. Ok, no, semplicemente passa il filmato, ok. Hai idea del perché qualcuno avrebbe voluto aggredirti, Klaus? Quindi è sopravvissuto lui? No. Forse a qualcuno non è piaciuto uno dei libri che gli ho venduto. Sei sicuro di non aver visto un'ombra e aver battuto la testa sulla macchina da stampa? Andiamo, York. Hai visto il laboratorio? Qualcuno stava cercando qualcosa. Un ladro? A Tassing? È assurdo. Beh, se non è stata un'aggressione, cos'è stata? Vedete come Thomas. Thomas è quello che ha parlato prima di lui. Vedete come Thomas cerca sempre di minimizzare tutto? Fateci caso. Anche nel secondo atto minimizzava. Diceva sempre, ma sì, la rivolta, quel che sia. Basta così. È stato un colpo inferto intenzionalmente alla testa. A meno che qualcuno di voi non desideri mettere in discussione la mia diagnosi. Bravo, Werner, diglielo. Come pensavo. Sinceramente, Klaus, sono sorpreso che il colpo non ti abbia ucciso. Hai la testa dura. È una ferita grave. Magdalene dovrà prenderti cura di tuo padre. Va bene, farò quello che devo fare, ovviamente. Come ovvio, l'affresco dovrà essere subito annullato. Klaus, tu non puoi assolutamente alzarti dal letto. No, no, bisogna farlo. È troppo importante. Datemi solo un po' di tempo per riposare. Troverò un modo per farcela. Non penso sia necessario annullare l'intero progetto. Non possiamo semplicemente aspettare? Klaus, la tua salute viene prima di tutto. E comunque non siamo nemmeno riusciti a trovare un accordo su come dovrebbe essere fatto il murale. Infatti, forse sarebbe meglio abbandonare completamente l'idea. Eccolo lì, ancora quello che gli ha detto, fermati. E infatti, spinge per abbandonare l'idea.
Con rispetto, padre Thomas, voi non fate parte di questo consiglio. Certo. Sto solo offrendo la mia opinione. Posso dipingere io l'affresco? Cosa? Manx, smettila di scherzare. Beh, so che vuoi aiutare tuo padre, ma non sei troppo giovane per un incarico così impegnativo? Dipingo da prima che imparassi a camminare, non mi ritieni abbastanza brava? Cioè, non è che tu non sia brava a dipingere, Manx, è solo che per dipingere un murale così grande occorre non poca abilità e competenza. E quindi? È per questo che avevamo affidato l'incarico a tuo padre, per la sua esperienza in campo artistico. Sono d'accordo con Paul. Klaus ha bisogno di cure qui a casa. Sei più adatta per questo, Magdalene. Non per un affresco. Non potremmo chiedere aiuto a Paul, che lui disegna. Che cosa vorresti dire? Beh, sei sicura di essere all'altezza del compito? Dal punto di vista fisico, intendo. È piuttosto impegnativo. Dovreste stare su un'impalcatura e potreste cadere. Ma cosa ne sapete tutti voi? Non mi state ascoltando? Faccio già questo lavoro da anni. So bene cosa bisogna fare. Papà sa cosa bisogna fare. E voi? Posso farlo io, papà. Se non vi fidate di Magdalene per il murale, potete andarvene tutti al diavolo. Bravo, diglielo. Klaus! Se non avete fiducia in lei, significa che non avete fiducia in me. Non lavorerò mai più per questo consiglio. Va bene, io dico di lasciarla fare. Non sembra che abbiamo molta scelta. Molto bene. Va bene, Magdalene, puoi farlo. Ma devi comunque parlare con noi di come intendi procedere, va bene? Bene, ma terrò conto delle idee di papà. Beh, troveremo una soluzione. Grazie, Magdalene. Tu riposati, Klaus. Farò del mio meglio, Jorg. Solo un momento, Magdalene. Sì? Di cosa si tratta? Tuo padre adesso è lucido, ma la sua ferita è grave. Il suo stato attuale non deve trarti in inganno. Lo so che la ferita è grave, Werner. Ho visto tutto quel sangue. Ha un trauma cerebrale, Magdalene. Potrebbero restargli poche settimane, forse qualche mese, ma non sopravvivrà. No, deve esserci qualcosa che puoi fare. No, non sono un chirurgo. Non possiamo portarlo da uno fuori città? No, non può essere spostato in queste condizioni. Per la precisione, non dovrebbe muoversi affatto. E anche se potesse, dubito che persino i più illustri chirurghi italiani saprebbero come trattare un trauma simile. Quindi, morirà e basta? E non c'è nulla che io possa fare per evitarlo? Puoi dargli il tuo conforto e apprezzare il tempo che vi resta da trascorrere insieme, ma non gli resta molto. Voglio che papà riesca a vedere il murale completato, ma non so quanto tempo gli resta. Werner gli ha dato pochi mesi o... Che Dio lo protegga. Riprenderò da dove papà si è interrotto. Voglio dipingere la storia di Tassing, dai tempi antichi alla rivolta. Inizierò con la parte più antica della storia, le tribù pagane e i romani. Poi passerò alla fondazione dell'abbazia e ai santi di Tassing. Dopodiché, devo trovare un modo per rappresentare la nostra storia recente. Raffigurare la rivolta è importante per papà. La gente di Tassing potrebbe conoscere parte della storia della città, ma non tutta. Papà ha detto che la biblioteca di Kersau possedeva quei documenti. Stava per scrivere all'ultima priora per sapere se avesse qualche informazione. Dovrei scriverla al più presto, mentre penso al da farsi. Ok, scriviamo. Bene, da dove comincio? Papà mi ha detto che l'ultima priora di Kersau sapeva qualcosa sull'antica storia di Tassing. Ha detto che è diventata badessa di un convento a Bologna. Madre illuminata? Sì, a Santa Margherita, dovrei scriverle. Ok, quindi madre illuminata è andata a Bologna. Madre illuminata, badessa di Santa Margherita. Già bibliotecaria dell'abbazia di Cressà, madre mia, badessa di Santa Margherita.
già priora dell'abbazia di Kersau. Cerchiamo di leccare il culo il più possibile. Mi chiamo Magdalene Drucarin. Non credo che abbiamo mai avuto occasione di conoscerci, dato che ero molto piccola quando avete lasciato Kersau. Conoscevate mio padre? Aveva comprato molti libri dalla biblioteca prima che quel terribile incendio la distruggesse. Vi scrivo perché io e mio padre stiamo realizzando un affresco della Rathaus, nella Rathaus di Tassing. Racconterà la storia della nostra comunità e anche di Kersau. Abbiamo solo leggende e folklore a cui attingere, perché ovviamente tutti i libri di Kersau sono andati distrutti dall'incendio. Speravo che voi poteste raccontarci qualcosa sulla storia antica della città, quando c'erano i romani. Se sapete qualcosa sulla storia antica dell'abbazia stessa, saremmo lieti di venirne a conoscenza. Apprezzeremo qualsiasi aiuto possiate fornirci e speriamo che stiate bene. Mio padre vi ha sempre lodata, soprattutto per come vi prendevate cura della biblioteca e dei suoi libri. Che Dio vi benedica. Magdalena. Ok, dai, spero di aver scritto una buona lettera. Ok, siamo ancora al 23 ottobre. Se voglio finire il murale prima di Natale, dovrei iniziare i preparativi domani. Dovrei andare a letto e riposare il più possibile. Andiamo a letto allora. Di nuovo, preferisco per ora far andare un po' avanti la storia per capire appunto di cosa si tratta, ok? Prima di iniziare a girovagare, a cercare magari missioni secondarie e tutte queste cose qui. Vediamo un po' come va avanti la storia. Ok, passano 2 giorni, 3 giorni, 4, 5, 6. E là. Quanto è passata? Eravamo al 23, giusto? Passate quasi 2 settimane. Ah, signorina Drucarin, ho qui alcune lettere indirizzate a voi. Buona giornata. Grazie, signore. Ok, ne ha due. Madre Illuminata mi ha scritto. Spero che la sua risposta mi aiuti a dipingere il murale. Signorina Drucarin, grazie per la vostra lettera. Spero che voi e vostro padre stiate in buona salute. Vi ricordo entrambi, poiché negli ultimi anni di esistenza della nostra biblioteca, vostro padre ne percorreva i corridoi tenendovi in braccio. Ricordo anche vostra madre e vostro fratello, prematuramente defunti. Che Dio custodisca le loro anime. È vero che avevamo alcuni libri che illustravano il passato di Tassing, ma è probabile che contenessero miti simili a quelli a cui credono i nostri vicini. Detto ciò, ricordo che uno dei contadini, Tillman Kreutzer, lesse la storia della città. So che è morto durante la rivolta, ma forse la sua famiglia sa qualcosa di ciò che ha scoperto. Devo anche ammettere che non è vero che tutti i libri di Kersau siano andati distrutti nell'incendio. Andreas Mahler riuscì a salvarne alcuni dalle fiamme, che Dio lo abbia in gloria. All'indomani di quella terribile notte, catalogare e conservare i libri sopravvissuti non era il primo pensiero di nessuno. Tuttavia, questo argomento mi ha riportato alla memoria un ricordo. Diversi anni prima dell'incendio, ci fu un omicidio a Kersau, l'omicidio del barone Rothvogel. Il barone aveva accennato di aver trovato una copia dell'Historia Tassie, una cronaca completa della vostra città natale. Me ne ero dimenticata fino ad ora perché l'omicidio aveva dominato tutti i nostri pensieri nei giorni e nelle settimane che seguirono. Questo mi preoccupa perché ricordo che anche padre Mattias, pace all'anima sua, stava leggendo una copia dell'Historia Tassia poco prima di morire. Non abbiamo mai trovato nessuno dei due libri. Potrebbero essere stati nascosti da qualche parte nella biblioteca ed essere bruciati insieme a tutto il resto. O forse il priore Ferenc l'ha sottratto al barone dopo l'omicidio? Ferenc era interessato a tutti i tipi di libri, ovviamente, ma mi sembra una cosa strana da fare in quel momento. D'altra parte, però, solo Dio sa cosa quell'uomo ha fatto e perché. Miklaus Haberle, il servo del barone,
credeva che potesse essere stato rubato dal ladro della città, Martin Bauer. Se Martin fosse ancora vivo, gli chiederei se sa dove si trova il libro, sperando che non l'abbia scambiato per un boccale di birra mentre fuggiva da Tassing. Se non fosse più in questo mondo, forse i suoi parenti potrebbero sapere dove è finito il libro. Qua ti stanno dando, secondo me, le due opzioni, perché tu, Martin, potresti averlo fatto ammazzare, potresti averlo incolpato ben due volte, Martin, secondo me, sia del primo omicidio che del secondo. E quindi qua lei ti dice appunto, se è ancora vivo, chiedilo a lui. Se fosse morto, chiedilo ai suoi parenti. Quanto alla storia dell'abbazia, temo che anche quella sia andata perduta nell'incendio. Tuttavia, da sacrestano, il priore Mathieu imparò molto sull'argomento. Non sono rimasta in contatto con lui, ma so che ora è l'arcidiacono di Sion, addirittura. Non è più un benedettino, ora usa il suo cognome. Foucigny Sauz? Boh. Se gli scrivete presto, la vostra lettera potrebbe arrivare prima che la neve copra il Vallese. Vi prego di portare i miei migliori auguri a vostro padre. Era un buon amico dell'abbazia nei suoi anni migliori. Nonostante quei fatti violenti, non serbo rancore nei confronti della gente di Tassing. Prego che abbiate visto giorni migliori dopo quella notte. E che Dio perdoni molti errori che abbiamo commesso. Che Dio benedica anche noi. Madre Illuminata, Badessa di Santa Margherita. Ed ora altra lettera. Esther. Mia cara Magda, i miei genitori hanno accolto con gioia la lettera di tuo padre. Per favore, digli che desiderano ricevere presto sue notizie. Parlando di stampa, il tuo inchiostro è stato decisamente apprezzato. L'ho utilizzato per realizzare diverse stampe, stanno proprio bene, appese alle pareti. Dopo averlo visto, Elisha, o Elisha, ha tentato di crearne una sua versione con gli scarti trovati in giro per casa. Mia madre si è infuriata quando ha speso diversi pfennig cercando di trovare del lapis al mercato. Come punizione, gli ha fatto tirare a lucido tutti i pavimenti, ci ha impiegato 3 giorni. Sono contenta che tu ti stia tenendo occupata. Anche se questo ti impedisce di farci visita. Mio padre dice che c'è sempre posto per te, nel caso volessi passare di qui. In realtà, se non hai intenzione di rimanere a Tassing, dovresti affrettarti a venire qui. La città è piena di uomini cristiani giovani e belli, sia bravi stampatori che accademici. O magari anche professionisti di altro tipo, avresti l'imbarazzo della scelta. Anche io ho fatto conoscenze interessanti a Praga. Prima dell'espulsione c'era un ragazzo bellissimo alla sinagoga, Simund, che aveva attirato la mia attenzione. Suo padre è un mercante e lui è un dottore. Ha frequentato l'università di Padova, ci credi? Mi piacerebbe proprio sposarlo, ammesso di riuscire mai a trovarlo. A ogni modo, penso che tu avresti ancora più successo di me. I ragazzi sverrebbero davanti a una bellissima artista bionda delle Alpi. Per favore, tienici aggiornati sul murale di tuo padre. Ci piacerebbe venire ad ammirarlo quando sarà completato. Ti auguro il meglio, Esther. Okay, quindi Esther è un'amica d'infanzia? Dovrò rispondere a Esther stasera. Ora è meglio che torni a casa per controllare come sta papà. Ok. Ehi papà, come ti senti? Ah, Magdalene. Stare seduto con la schiena dritta è ancora un'impresa, temo. I capogiri mi fanno rivoltare lo stomaco, quindi per ora preferirei non mangiare. Sei sicuro? Posso portarti qualcosa di leggero, come del latte o del brodo? No, no, ancora non riesco a digerire nulla. Ma dimmi, dove stai andando? Oggi devo iniziare a lavorare alla prima parte del murale, quella sulla storia antica. Madre Illuminata non sapeva molto della storia antica di Tassing, ma mi ha dato qualche spunto per cominciare. Chiederò a Till se suo nonno gli ha raccontato qualche storia. Illuminata ha detto che era solito leggere libri sui romani. Madre Illuminata, Magdalene? Sì, giusto, Madre Illuminata. Il giovane Kreutzer menziona spesso quei racconti, è vero? Ogni tanto viene a prendere in prestito dei libri. Dopo aver scoperto qualche reperto interessante nei campi, di solito, potresti chiedergli di parlartene. C'è anche il vecchio Peter, che mugugnava spesso che nessuno si interessa più ai tempi andati.
Sono certo che avrà diverse storie da raccontare sull'antica Tassing. Potreste andarlo a trovare e farci quattro chiacchiere. Ultimamente fatico a capire cosa dice, ma vale la pena chiedere. È un uomo anziano, Magdalene. La tua compagnia gli farà piacere in ogni caso. Va bene, parlerò anche con lui se avrò tempo. Potresti parlare anche con il Lercio, il mitico Lercio! Il vecchio carbonaio dovrebbe conoscere i boschi che circondano la città meglio di chiunque altro. Ed è un gran chiacchierone. Le volte che ho parlato con lui si è sempre mostrato gentile. Sono certa che saprà dirmi qualcosa sulle rovine. In ogni caso, potresti ricavarne qualcosa di utile. Andrò a parlarci. Che mi dici delle rovine o delle miniere? Non posso basarmi solo su libri e racconti. Voglio esplorare tutto ciò che è stato lasciato dai romani e da chi c'era prima di loro. La miniera di sale e le rovine romane sono le parti più antiche di Tassing, perciò è d'obbligo scoprire cosa vi è rimasto. Hai preso da tua madre. Era sempre scrupolosa nelle sue ricerche. Hai sempre detto che è ciò che fanno i bravi artisti, papà. Fai attenzione, d'accordo? So che i gemelli sono soliti vagabondare vicino alla miniera di sale, ma non voglio che tu ti faccia male. Non capisco perché Jorg non li mette in riga. Creano sempre problemi quei due. Vediamo un po'. Almeno Artemis sa leggere. Credo che Apollo non sappia neanche scrivere il suo nome. Il ragazzo ha difficoltà con le lettere, Magdalena. Non deriderlo per questo. Non tutti sono figli di uno stampatore. Non dimenticarti di sbrigare anche le altre faccende mentre giri per la città, va bene? Abbiamo comunque una casa da mandare avanti. Non preoccuparti, penserò io a tutto. Brava la mia ragazza. Ora è meglio che vada, se voglio fare tutte queste cose oggi. Ci vediamo più tardi, papà. Buona fortuna, Magdalene. Ok. Abbiamo un bel po' di piste da seguire in realtà, eh? Parecchie. Possiamo anche scrivere direttamente? No, bisogna aspettare in sala sera per scrivere. Eccoci qua, siamo usciti da casa. Però ragazzi, direi che per questo video è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!